Benvenuti a una nuova puntata di Sport in Campo. Questa volta siamo al Campo Europa di San Benedetto del Tronto per parlare di ginnastica dinamica militare. Venite con noi. Siamo qui con Kaola, giusto? Kaola. Istruttrice di ginnastica dinamica militare. Allora Kaola, se ci vuoi introdurre un po' questa disciplina, in cosa consiste in pratica? Allora, la ginnastica dinamica militare è un allenamento a corpo libero, è nata come primo centro a Brescia nel 2013. È stata messa come tesi scritta dal nostro presidente, che è Matteo Sainaghi, depositata al CONI e riconosciuta ufficialmente come disciplina a livello nazionale. Si basa sugli allenamenti che sono stati proposti per allenare atleti a livello olimpionico, tipo Pietro Mennea, e si è visto che questi atleti, facendo questo tipo di allenamento, andavano a migliorare le loro prestazioni sportive. Ho capito, quindi diciamo che stiamo parlando di uno sport molto ben codificato da un punto di vista di quelli che sono i protocolli di allenamento, giusto? Esattamente, noi andiamo a fare un allenamento a corpo libero, quindi non usiamo attrezzi, non usiamo pesi, andiamo a sollecitare solamente il nostro corpo e le leve del nostro corpo, creando appunto una serie di esercizi, attivando tutte le varie distretti muscolari del nostro corpo. Quindi abbiamo risultati, benefici a livello fisico, quindi andiamo a vedere miglioramenti estetici, ma soprattutto andiamo a mirare a allenare la nostra mente, ed è spesso quella che ci inganna per non iniziare certo. Attività sportive. Se ci guardiamo attorno, siamo in una società dove il comfort è dappertutto, ci spostiamo in macchina, ci spostiamo, prendiamo l'ascensore, facciamo un sacco di cose perché cerchiamo il comfort. Questa disciplina va a battere proprio queste barriere che è il comfort, andiamo a stimolare la mente a togliere quella pigrizia che ci limita nei movimenti, ci limita nelle esercitazioni, ci limita a fare sport, che spesso è un blocco mentale e nient'altro. Parliamo adesso di quella che è l'associazione GDM che c'è dietro questo sport, che se ho capito bene ha una storia anche abbastanza lunga, sbaglio? Esatto, il primo nostro centro è nato appunto a Brescia nel 2013 dal nostro presidente Matteo Sainaghi e piano piano si sta diffondendo lungo tutta la penisola. Finora abbiamo quasi 350 centri diffusi in tutta Italia. Stiamo andando anche verso il sud, verso la Puglia. Fino a poco tempo fa abbiamo fatto la selezione dei nuovi istruttori, perché questa disciplina va cercando anche quegli elementi tra i giovani che vogliono credere in se stessi, credere in questa disciplina e diffonderla appunto agli altri, quindi istruisce nuovi istruttori, ok? Ho capito. Quindi noi comunque qui siamo presenti nella zona, nel Piceno, insomma, da un paio d'anni. Il primo centro era nato ad Ascoli Piceno e poi piano piano ci siamo diffusi a Spinetoli, a San Benedetto, a Martinsicuro, ma anche ad Ancarano. Ho capito. Quindi sicuramente uno sport che può dare tantissimo ai ragazzi, disabituandoli un po' a quelli che sono i comfort della vita di tutti i giorni, che rischiano anche di andarle a indebolire sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Esattamente, se noi guardiamo i giovani di adesso, stanno davanti alla PlayStation a giocare, davanti alla televisione, pieni di pensieri, pieni di cose, ma non escono a vedere, a godersi la natura, a godersi il proprio corpo, a godersi un'attività fisica che è solo un beneficio sia per il proprio corpo ma anche e soprattutto per la propria mente. La depressione nella società deriva anche da questo. Noi appunto andiamo a combattere tutti questi ipotesi di malessere nella società che appunto portano i giovani a stare chiusi dentro casa. Bene, questo è sicuramente molto interessante e sicuramente anche molto utile nell'ottica anche della prevenzione delle malattie legate alla sedentarietà, quindi l'obesità, ma anche diverse forme di malattie neurodegenerative, sbaglio? Esatto, esattamente. Quindi il benessere lo andiamo appunto a stimolare nelle persone, nelle menti delle persone. Noi lo chiamiamo allenamenti, perché proprio andiamo ad allenare certo, la mente carino. Per superare limiti sia fisici ma soprattutto mentali. Andiamo a combattere quelle barriere mentali che noi stessi ce li mettiamo. Ultimamente abbiamo partecipato a una gara bellissima che è il trofeo GDM, si chiama Spaccagambe, l'abbiamo svolta a Brescia.
siamo stati domenica scorsa ed è stata una gara bellissima perché abbiamo fatto un trail in montagna sul Monte Maddalena, dove dovevamo scalare questa montagna di 700 metri di dislivello positivo, fatti in 4 chilometri. Ed era una sfida pazzesca perché tutti noi dovevamo scalare questa montagna proprio gattonando, attaccandoci ai funi. Spesso ti trovi una persona, un atleta che non conosci, perché eravamo in 1000 persone di tutta Italia, che ti dice dai dai sbrigati, fai, continua, non mollare, no, perché il nostro motto è non mollare mai, anche se sei stanco, certo, anche se sei sfinito, anche se pensi di non farcela, in realtà ti dimostriamo che ce la fai a farne ancora di più se proprio insistiamo. Beh, diciamo che questa è anche l'essenza di ogni sport, fondamentalmente stimolare la mente. Esattamente. Beh, che dire, a questo punto non resta che andare a vedere con i nostri occhi, sbaglio? Esatto, andiamo a vedere un tipo di allenamento tipico GDM, quindi un'ora di allenamento, 60 minuti, e andiamo a vedere come si svolge un tipico allenamento di ginnastica dinamica militare. Si parte con i saluti iniziali, il saluto militare, sono 100, noi spariamo con i numeri alti, quindi 100 di saluto militare, la parte di riscaldamento, che è la parte aerobica, poi con vari altri esercizi, poi ci spostiamo sul blocco gambe, quindi vari esercizi di squat, piegamenti sulle gambe, tanti altri esercizi. Andiamo a vedere, forza, tutti in griglia, tutti in griglia, andiamo! Allora Paola, l'allenamento è iniziato. E in che fase siamo adesso dell'allenamento? Abbiamo appena finito la fase di riscaldamento, che consisteva in 100 di saluto militare. Quindi si parte già carichi, belli alti. Carichi, però è un tipo di riscaldamento, ci aggiungiamo altri tipi di esercizi per portare sul cuore e riscaldarci bene. In questa fase invece siamo passati al blocco gambe, in cui facciamo tanti esercizi sia di coordinazione sia di tonificazione, ma anche cardio, appunto per andare a portare alta la frequenza cardiaca e andare a stimolare bruciare grassi, ma anche di tonificazione, perché se vedete abbiamo delle fasi in cui l'esercizio viene mantenuto in isometria proprio per andare a caricare sui muscoli e tonificare. Okay. E la fase è una delle fasi, quindi è questa delle gambe, poi passeremo ad altri blocchi muscolari che in seguito vediamo. Ok, e senti, qui vediamo persone di varie età, questa è una disciplina che è adatta a tutti? Allora, il nome spaventa, ma in realtà è una disciplina... Anche tu se mi spaventi, dico no, scherzo. No, io non... Sembra, ma non spavento assolutamente. No, perché prima ti abbiamo vista, insomma, dare dei comandi con un tono molto perentorio, allora, però fa parte del gioco, allora, giustamente, adesso per fare una battuta. Il bello di questo, tra virgolette, mestiere, perché alla fine è una cosa bella che noi facciamo, è che fuori sei una persona, ma scatta l'ora dell'allenamento, esce fuori l'istruttore, esce fuori la disciplina. È proprio quello che noi andiamo ad imporre ai nostri atleti, seguire la disciplina, seguire l'ordine che l'istruttore deve dare. Cioè, acquisisci proprio quella durezza che devi dare sia nel tono di voce, perché il tono di voce dell'istruttore è quello che impone e dà ritmo all'esecuzione di qualsiasi esercizio. Io l'atleta gli catturo la mente, la tengo in mano per 60 minuti, poi gliela restituisco a fine allenamento. Molto affascinante questa immagine, sì. Però anche angosciante, se posso. No, scherzo, sempre no. Per scherzare. Allora, provare non costa niente, perché alla fine è bello anche vedere discipline diverse, provare sul proprio corpo, perché è diverso essere raccontata da una persona che neanche l'ha provata, certo. O vista sui social, o vista sui gruppi. Provarla non ci costa niente, quindi alla fine io invito tutti di provare. Vedendo comunque, si vede che comunque ci sono persone anche appassionate. Sì. In qualche modo, quindi sicuramente è una disciplina coinvolgente, come hai detto tu, e anche che mi sembra alla portata di tutti. Esatto, se vedete bene abbiamo atleti di varie età, a parte la bambina piccola di 5 anni che accompagna la madre, però l'atleta più giovane ha 12 anni e l'atleta un po' più grande di età, insomma arriviamo ai 50. In realtà come atleta GDM abbiamo un 84enne, ah. Quindi
È proprio questo che ci fa riflettere, è proprio questo che ci fa pensare che è una disciplina adatta a tutti, ma in realtà non tutti sono predisposti neanche a provarla. Questo è il fallimento della persona, perché il limite è talmente forte dentro se stessi che neanche ci prova. Certo. Ed è questo che noi andiamo a combattere. Provare, supera quel limite, perché proprio è un limite tuo, che in realtà alla fine tutti lo fanno, tutti lo provano. Magari il primo giorno qualche doloretto ci sta, perché Non tutti ti quanti. muovi per 2 o 3 giorni, però poi dopo torni. Dai. Esattamente, perché la coscienza di quello che vai acquisendo durante l'allenamento è talmente più importante. Il benessere che tu hai a fine allenamento è così forte che ti riporta ad allenarti la volta successiva anche con un po' di fatica, un po' più di ripensamenti, però torni. Ci sono atleti, come vi ho fatto vedere prima, è un anno che si allenano, non hanno mai mollato. Si crea anche gruppo, si crea coesione, perché siamo atleti che ci alleniamo 4 volte a settimana, ma ci vediamo oltre gli allenamenti per fare uscite, maratone, per fare gare e quant'altro. Quindi si crea proprio quella coesione nel gruppo, e il fatto di essere uniti come una squadra, perché è vero che ognuno, se vedete, si allena da solo, senza essere in contatto con nessuno, però si muovono tutti allo stesso momento. È Perché vero. è proprio questo che ci contraddistingue, sei unico nella tua unità, però fai parte di un'unica squadra, di un'unica griglia. Tutti Appunto, come all'inizio hai detto, tutti in griglia è in griglia. stato l'ordine Sì. iniziale, che ha dato il via a un'altra serie di ordini Esatto. militareschi. Senti, no, quanti iscritti avete qui nel Piceno? Allora, questo è il centro di misto tra San Benedetto e Martinsicuro. Abbiamo diversi iscritti, ogni centro più o meno 30-35 iscritti. Ci alleniamo ovunque, all'aperto, in pineta, in Prima eravamo in spiaggia. spiaggia. Noi ci alleniamo anche in spiaggia, ci alleniamo qui in pineta, ci alleniamo in montagna, ci alleniamo dentro all'acqua, ci alleniamo in una palestra. È proprio questo che andiamo a dare. Ovunque stai, ti devi allenare. Non hai scuse per non allenarti un giorno a Anche Strucce. perché è tutto a corpo libero, no? Esatto. Quindi c'è Non hai bisogno di bisogno, non c'è nulla. bisogno di Nulla. niente. C'è bisogno della tua testa e del tuo corpo, punto. Esatto. E senti, prima parlavi un po' di limiti mentali delle persone, no? Che magari si spaventano un po'. Potrebbe essere dovuto anche al nome. A proposito di questo, volevo chiederti come mai si chiama proprio ginnastica dinamica militare, che è una parola, insomma, che è tutto un dire, Esatto, si ecco. chiama per l'esattezza Ginnastica Dinamica Militare Italiana, proprio il nome completo, GDMI. Ginnastica perché comunque è un'attività fisica, una ginnastica. Ginnastica dinamica perché comunque andiamo a portare il cuore ad altissima intensità, perché facciamo diversi tipi di esercizi per cui portiamo il cuore ad alta intensità, ma facciamo anche esercizi di tonificazione, quindi è molto dinamica come allenamento. Militare è proprio perché l'istruttore acquisisce il compito di dare ordine all'atleta che deve seguire. In 60 minuti tu devi ascoltare l'ordine del tuo istruttore, di quell'allenamento tu lo devi fare. Non hai scuse, sbagli, vieni punito e rifai E la l'esercizio. punizione quale può essere? Una delle tante punizioni, piegamenti sulle braccia. Ah, Quindi andiamo a punire, in realtà è una parola grossa, è una parola così. certo. Già il fatto di essere puniti assume un significato negativo, ma in realtà se uno È un sbaglia incentivo, è uno stimolo. viene riportato a essere più concentrato. Il mio obiettivo non è punirti oppure farti vedere nella squadra che non sei capace, o comunque non stiamo gareggiando, nessuno gareggia per una cosa, per una vittoria, assolutamente no. Perché non gareggiamo qui, ognuno è da solo, perché proprio deve gareggiare con se stesso, deve superare il limite che ha dentro di sé, ok? Quindi deve seguire l'ordine che gli dà l'istruttore. Sbagli, te lo dico, Ci te lo sono faccio delle capire. conseguenze Esatto. a ogni errore. Esatto. E senti, italiana invece, perché prima mi spiegavi un attimo nel fuori onda che voi gli esercizi li chiamate tutti con termini italiani. Termini Quindi un italiani. jumping jack È il saluto diventa militare, saluto militare. e gli squat, i piegamenti sulle gambe, Ok. e i push-up, non si chiamano push-up perché è figo chiamarli push-up, si chiamano piegamenti sulle braccia. E Ok. andiamo appunto a riportare alla disciplina
tutto quello che era nostro, l'italiano, tutto quello che gli antichi romani hanno inventato, per tutte le gare che hanno fatto, adesso fa scena e chiamarli con i termini anglosassoni e quant'altro, in realtà sono nostri esercizi, quindi andiamo a riportare tutti i nomi che sono italiani. Ecco perché si chiama italiana. Quindi è un nome tanto lungo, tanto complesso per andare, che ha un significato molto importante. Ecco perché magari qualche volta chi li legge, chi ci vede, dice: Madonna, questo che fanno? In realtà è un allenamento semplice. Non tutti lo possono fare, adatto a tutti, di qualsiasi età. Basta che ognuno di noi abbia quello pizzico di voglia di provare e di mettersi in gioco. Tutto qui. Esatto, Adesso vediamo quelle che sono le varie fasi di questo allenamento, giusto? prima abbiamo visto la fase iniziale che riguardava il blocco gambe, in cui abbiamo stimolato tutta la parte inferiore. Poi siamo passati alla parte superiore, quindi spalle e braccia, con i vari esercizi di piegamenti sulle braccia, tavola alta, tavola bassa. E poi siamo passati alla fase di attivazione della parte addominale con diversi esercizi. Di solito ne facciamo quattro tipi di esercizi a circuito o quant'altro, comunque per ogni blocco muscolare. L'allenamento poi si conclude con questo esercizio qui che si chiama spacca gambe. Quando l'atleta a 45 minuti dalla fine dell'allenamento pensa di aver quasi finito, sta alla fase finale. Andiamo proprio a battere questa cosa qui proponendogli lo Il classico colpo di spaccagambe. grazia. Esatto, è il classico colpo di grazia in cui proponiamo diversi esercizi dove andiamo a far capire all'atleta dove ancora può dare, ancora è capace di dare, ancora quel pizzico di forza ce l'ha e la deve cacciare da se stesso in questa fase di esercizio. Quindi potremmo dire che questa è la fase più dura di tutto l'allenamento. Esatto, l'allenamento si vede appunto in questa fase qui dove l'atleta pensa di aver finito, esaurito la carica, la batteria, invece assolutamente no. Perfetto, adesso, visto che la trasmissione si chiama Sport in campo, scenderò in campo appunto per provare brevemente questo allenamento. Andiamo alla fase finale perché noi iniziamo col saluto iniziale e concludiamo col saluto militare nella fase finale. Quindi toccherà a voi ragazzi provare la fase finale che è quella del saluto militare finale. Vi aspetto. Bene, noi siamo Sì, sfiniti decisamente stanchi, da un po' sfasati. da questo finale militaresco Sì. e adesso tutti quanti ci stanno raggiungendo e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sport in campo. Di Sport in campo!